Compassi, squadre e cultura. La Gran Loggia d'Italia apre per la prima volta il museo e l'archivio storico, ospitato nella sede nazionale di Roma a Palazzo Vitelleschi, e presenta al pubblico i suoi pezzi pregiati. Si va dai grembiuli di massoni famosi alle carte sulla Loggia degli Artisti, che comprendeva il principe Antonio De Curtis in arte Totò, Gino Cervi e Paolo Stoppa. Tra gli altri documenti, i registri matricola originali dal 1910 al 1924, dai quali risultano iscritti alla massoneria noti personaggi della cultura, della politica e dell'imprenditoria italiana, da Vittorio Valletta, stratega della Fiat di Torino, all'ammiraglio Luigi Mascherpa, e spuntano anche Curzio Malaparte e Cesare Rossi, che fu capo ufficio stampa di Mussolini. È un mondo nuovo che torna a parlare, spiega il Gran Maestro Luigi Pruneti, a capo dell'Obbedienza che conta 520 logge in tutta Italia, per circa 10.000 liberi muratori. Le donne sono 2.500. Queste carte raccontano una storia di quasi tre secoli. Vi sono anche dei documenti fotografici di notevole interesse, ad esempio ritratti fotografici, per essere più precisi, di Mazzini con dedica dello stesso, si firma Joseph Mazzini. Abbiamo esposto i registri della Loggia Gustavo Modena di Roma, costituita da uomini del mondo dello spettacolo, e allora troviamo Stoppa, troviamo Gino Cervi, poi un nome eccellente, il principe De Curtis, sì, abbiamo di lui tutto il ruolino massonico, il suo aumento di salario a compagno, poi maestro, tutta la sua storia massonica. La conclusione nelle parole di Pruneti, che chiudono l'itinerario della mostra: senza il fuoco della cultura il paese muore.